Siamo sulla nave dalla porta del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Siamo qui per il progetto SeismoFalls, che è un progetto di cooperazione scientifica fra il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e l'Università Sapienza di Roma. È un progetto che ha come obiettivi principali le cause dei terremoti e degli tsunami. E siamo per mettere a mare uno degli OBS, i sismometri di fondo mare. Quando arriva in fondo al mare, il sismometro si adagia sul fondale marino e comincia a registrare. Lo strumento registra per circa 12 mesi e oltre a questi strumenti abbiamo installato anche altri due tipi di strumenti particolari, che sono delle stazioni geochimiche. Queste stazioni marine sono in grado di registrare i gas sottomarini e quindi di comprendere se ci sono dei precursori geochimici ai forti terremoti. La nostra ambizione è quella un giorno di arrivare a prevedere i terremoti. Con questa stessa nave facciamo dei carotaggi, ci danno delle informazioni importantissime, riusciamo ad individuare, datandole con grande precisione, se nel corso della storia del Mar Ionio ci sono state delle frane. Spesso le frane sono associate ai terremoti e spesso tali frane sono le cause degli tsunami. Tutto questo per combattere i terremoti e per mitigare il rischio sismico.